La tecnica è quella ormai consolidata. I banditi soffiano con delle cannucce acetilene tra le fessure dello sportello bancomat e lo fanno esplodere. Stavolta è successo a Maglie e la banca presa di mira è una filiale della Arditi Galati del gruppo Sella in via Vittorio Emanuele. Dopo l'esplosione, usando un'auto come ariete, una Fiat Uno rubata poco prima, hanno mandato in frantumi la vetrata dell'istituto di credito. Pochi attimi e hanno preso i soldi dal bancomat scoppiato. Non tutti però, 7.000 euro sono rimasti lì, i banditi avevano fretta e sono scappati a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4.05 del mattino. I carabinieri della compagnia di Maglie, agli ordini del maggiore Andrea Azzolini, stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Il comando era composto da minimo 3 e massimo 5 persone, erano tutti incappucciati e dovevano essere informati del fatto che proprio quella banca è una delle pochissime a non essere dotata del sistema antifurto che, con l'esplosione di una cartuccia, macchia di inchiostro tutte le banconote.